Wow, il nostro cameraman si presenta un altro bellissimo video di un, ti dico, una news, è un triplo compleanno. Adesso però dobbiamo andare insieme a scoprire chi sono questi tre ragazzi, ma ti dico, non uno, ma tre ragazzi che festeggiano il compleanno tutti insieme qui al convento Leonato, ok? Seguimi! Allora, la prima fanciulla l'ho già trovata e la prendo e la portiamo qua davanti al camino. Una, prendiamo la seconda, ok, in parte, e manca, davanti alla console, dai, ci mettiamo davanti alla console. Ragazze e ragazze qua con me. E poi manca il terzo festeggiato, che è lui, dov'è? È lui il terzo festeggiato. Wow, special. Aspettiamo, Seguimi. Ma niente. In diretta abbiamo bevuto un aperitivo. Allora, facciamo una tripla intervista. Io mi metto sotto. Allora, facciamo una tripla intervista a questi tre ragazzi che vengono da dove? Da dove venite, ragazzi? Da Castelgofredo, Mantova. Da Castelgofredo, Mantova, il paese dei risotti. I risotti con la salsiccia, prodotto tipico mantovano. Tortello amaro di Castelgofredo, mai sentito. No, anche per le calze. Allora, partiamo con la carrellata subito dei vostri nomi, vai. Tania. Scusa? Tania. Tania, anni? 18, appena compiuti. Appena compiuti. Poi? Greta. Da? 18. Greta, 18. Seba, 18, appena compiuti. Tutti e tre, 18. Allora, secondo me, allora, lei ne dimostra 19. Lei 19 e te 21, che è la barbetta la pecora. Ma allora, prima di farli il quiz, inquadriamo i suoi bellissimi capelli di questo bellissimo ragazzo. Secondo voi, c'è anche i capelli da rasta, yeah! Allora, devi dirmi il tuo parrucchiere chi è? È mia zia. Ah, il tuo parrucchiere è tua zia, è lei che ti concia così? Sì, non sarei stato in grado di spiegare questa cosa a nessun altro parrucchiere altrimenti. Quindi, allora, possiamo dire che è ufficiale che questo ragazzo è sano di mente. Bravo, bravo, esatto. Quindi, il dubbio mi viene che quella che non è sana di mente potrebbe essere... Come? Quella che non è sana di mente, se te sei sano di mente, chi potrebbe essere? Tua? Madre? No, tua? Chi ti tagli i capelli? Zia, cazzo. Oh, io non ho detto niente, è stato lei a dirgli che potrebbe essere la parrucchiera. Però il quiz lo faccio a queste due bellissime fanciulle, ok? Mi metto in mezzo a loro. Facciamo una domanda doppia. Allora, voi potete vincere in tutti e tre, dai, mi sbizzarrisco, questo bellissimo free drink del convento di Leonato, per bere, scusami, tre bellissimi mojiti. Allora, dovete dirmi il significato di una parola italiana e se la indovinate vincete tre bellissimi mojiti, quattro col mio, ok? Allora, il significato della parola, siete pronti? Sì. Fatemi un segno insieme. Sì. Calabrosa. Ah, Calaverna. La brina che c'è d'inverno, che non è né neve né brina, è un po' metà. Cioè, ragazzi, questo ragazzo è fantastico. Ha saputo il significato della parola calabrosa, che sarebbe quelle specie di ragnatele che si formano sui cancelli alla mattina. Quindi, io per ora purtroppo qua solo un free drink, ma questi tre ragazzi sono stati molto bravi e velocissimi, hanno vinto tre cocktail del convento Leonato e facciamo con il mio quattro convento, ok? Quindi facciamo una bella mano a mano con mezzo per i vostri auguri, tutti insieme facciamo tanti auguri a voi tre e per il nostro mojito che dopo cena beviamo, pronti? Ciao! I'm sexy and I know it. Hey! Yeah!